Maestro, buonasera, complimenti per questo premio. Lei ha fatto una disquisizione bellissima sul fatto che il rogo dell'Avena degli Stracci accaduto a Piazza Municipio sia parte integrante quasi dell'opera, quindi faccia parte della sua rigenerazione. Certo che l'incendio ha creato, diciamo, molto chiasso, ma vede, purtroppo quando stiamo bene non ce ne accorgiamo. Ci accorgiamo di esistere quando stiamo male, ci sentiamo quando stiamo male. Allora, la Venere, finché si presenta nella sua integrità, così come opera d'arte, magari viene vista, guardata silenziosamente, e invece appena si brucia, allora comincia a creare frastuono e tutti se ne occupano. Quanto ha fatto male da artista, da padre di quell'opera, vedere quelle immagini? Ma guardi, io sono molto freddo, sono molto freddo, nel senso che guardo a ciò che avviene senza giudizio, non do giudizio, non accuso, ma cerco di capire il perché le cose accadono. Ecco, se capisco alla fine perché le cose accadono, allora io mi sento, come dire, emozionato, la mia emozione sta nel capire, nel cercare di capire. E anche se il mio lavoro provoca delle situazioni che poi possono essere, diciamo, anche molto dirompenti, beh, io voglio capire perché queste cose sono accadute e quando le capirò, quando capirò ancor meglio ciò che è accaduto, io penso che sarò più felice. Ultima domanda, Napoli in quanto mondo, in quanto realtà, produce arte da millenni, può continuare a farlo secondo lei e in che modo? Ma Napoli produce arte continuamente, perché l'arte nasce dalla dinamica dell'incontro delle cose diverse. C'è una contraddizione fortissima in Napoli che fa sì che questo terzo elemento pian piano ogni giorno salti fuori. E quindi secondo me è anche importante che le persone qui a Napoli si rendano conto attraverso un'opera come la mia o altre opere che l'arte può portare, che la creazione è importante soprattutto quando crea equilibrio e armonia. Ma lei ha vissuto quella cosa? Io non ero lì, ero a Biella, ma ho visto anche l'incendio dei due grattacieli a New York. Non mi sono messo né a piangere né a disperarmi. Ho detto, questa è una situazione che tocca l'umanità. Sono tutte situazioni che toccano l'umanità. Capisco se qualcuno era là cosa poteva pensare. Quando succedevano questi avvenimenti a New York. Però succedono. Non c'è mica tanta differenza tra il fuoco della Venere e i grattacieli di New York. C'è una differenza colossale, ma non c'è poi al fondo una grande differenza. C'è proprio qualche cosa nell'umanità che provoca la violenza, e c'è un'altrettanta forza nell'umanità che provoca invece l'equilibrio e l'armonia. Io lavoro perché vinca la seconda. Grazie.